Da ieri a Cagliari il Salone dell'Innovazione Sinova 2015 alla sua terza edizione offre ad imprese, studiosi e appassionati una panoramica sui risultati della ricerca attraverso idee e progetti. Appuntamento al Mole Cnusa sino a stasera. Rossella Romano. Questa è una pedana che misura la composizione corporea, quindi i dati vengono catturati da questa pedana e trasferiti al software, dove possiamo vedere diversi parametri. Questo è un battello, si può definire drone marine, è un battello autonomo per rilievi battimetrici, vale a dire l'acquisizione del modello del fondale del mare e le profondità. Dalla biomedicina all'high-tech e al turismo, 130 imprese, tra cui 27 start-up e 16 al femminile, presentano ai privati istituti di ricerca e università le loro idee nelle due giornate di Sinnova 2015, il terzo salone dell'innovazione organizzato da Sardegna Ricerca in collaborazione con la Regione. L'unica occasione in realtà in Sardegna che si incontrino tutti gli attori dell'innovazione, prima di tutto le imprese e poi le istituzioni, i centri di ricerca, regioni, università, che le banche, che tutti qui si incontrano, si raccontano e ascoltano quello che fanno gli altri. E questo è nel tempo, noi abbiamo visto il consolidamento del numero di imprese che partecipano, evidentemente le imprese ritengono che questa sia una occasione a cui non mancare. Il tema di quest'anno è incentrato sull'innovazione ecosostenibile, un settore su cui è previsto un investimento complessivo per la Sardegna di 190 milioni di euro attraverso fondi europei nella programmazione 2014-2020.